Buona giornata a tutti ragazzi. Allora, ho una fame bastarda che non vi dico. Allora, sto cazzo di Benatia. Benatia, ormai tutti sapete che insomma vuole andare via. E la Juventus è stata un po' impreparata, significa che Benatia non si è comportato professionista perché se non aveva manifestato la volontà di andarsene prima, significa che insomma adesso non è proprio il massimo, ecco, e significa, ripeto, che non si è comportato professionista, perché se la società non aveva captato il messaggio che voleva andarsene via, quindi adesso di fatto siamo messi così, con la Juventus che deve trovare un sostituto e tutte queste cose qua. Purtroppo i nomi che circolano non mi piacciono, perché adesso vi dico perché. Garay ha 33 anni. Cáceres è stato mandato via dalla Juventus per lo stesso motivo per il quale è stato mandato via Vidal. Quindi di fatto comunque la Juventus, quando, perché vi dico che non era in programma questa cessione? Perché quando ha in programma certe cessioni, cioè queste cessioni vanno in atto già nei primi giorni di mercato. Invece questo, e soprattutto viene subito o quasi subito sostituito. Questo qui invece non è stato così. E i nomi, appunto, Garay e Cáceres. Cáceres è un giocatore che è stato mandato via per i problemi extra calcistici che aveva, come Vidal, e quindi non capisco perché debbano riprenderselo tutto lì. Adesso, cioè, io piuttosto andrei su un Acerbia, andrei su un Bruno Alves, andrei su questi giocatori qui. Tanto devi ricoprire insomma, il ruolo per 6 mesi, e quindi cercherei anche un prestito, anche se comunque difficilmente poi i giocatori accettano un prestito di 6 mesi, non tanto la società ma i giocatori, perché di fatto si sentono come ruote di scorta, giustamente. Quindi comunque un Bruno Alves non farebbe male, anche perché comunque anche Barzagli ormai è un ex giocatore. Quindi di fatto io direi benissimo di andare su uno di questi giocatori qui. Tutto lì. Questi qua vanno per i cazzi loro, perfetto. E quindi questo è. Purtroppo Benatia si è comportato male, si è comportato da non professionista. Se vuole andarsene, se ne va da questo punto, perché comunque adesso dovrebbe rimanere alla Juventus, magari, diciamo, almeno che appunto non arrivino a certi compromessi qualora non andasse in porto il suo trasferimento al vaffanculo, come cazzo si chiama, la lì. Vabbè, per 10 milioni andrà a fare il commesso la lì. Quindi io penso che di fatto Benatia ormai sia un po', anche se appunto questo trasferimento non dovesse andare in porto, sarebbe un po' un separato in casa, e quindi verrebbe anche messo fuori rosa, conoscendo la società Juventus. Almeno che appunto non arrivino certi compromessi qualora il trasferimento non andasse in porto, e per il quieto vivere di tutti, ecco, questo è il mio punto di vista. Però di fatto Benatia non si è comportato sicuramente bene, a differenza magari di un giocatore come Higuaín, che vabbè sono situazioni diverse e quant'altro, però Higuaín voleva andarsene ad esempio da Napoli già quando ancora giocava al Napoli, perché De Laurentiis non gli aveva, insomma, non aveva, diciamo, mantenuto le promesse. Eppure Higuaín ha continuato a segnare fino all'ultima giornata con il gol in rovesciata che poi l'ha portato a fare 36 gol. Quindi là si vedono proprio i professionisti, a differenza ad esempio di un Rugani che non gioca, gioca poco, sta zitto, lavora e poi cerca di essere utile alla causa bianconera quando viene chiamato in causa. È vero che molti dicono sì, ma Benatia ha la sua età, Rugani, quindi però il fatto della giovane età è insomma non è tutto rose e fiori, perché appunto un giocatore potrebbe anche ragionare: sono giovane, devo giocare adesso, se no dopo mi sono bruciato la carriera, in poche parole, soprattutto un difensore. Quindi è anche, vabbè, un po' tutti i ruoli. Quindi di fatto è questo che penso. Benatia purtroppo ha fatto una grande cazzata, ha cagato fuori al vaso, adesso ne pagherà le conseguenze. Questo è il mio punto di vista. E a questo punto io comunque mirerei o virerei soprattutto su Ramsey definitivamente, tanto Emre Can può fare il jolly in difesa, quindi
può fare il difensore centrale, a questo punto non sprechi soldi. Anche questo sarebbe un, di fatto, una soluzione. Quindi per non spendere soldi, spendi soldi per, ti prendi i soldi di Benatia, ti paghi l'anzi e fine, tutto lì. Questo è il quanto, ragazzi. Questo è il quanto, e niente, ci aggiorniamo e vedremo come andrà questa situazione. Buona giornata a tutti e sempre, fino alla fine, forza Juventus.